Partiti, inizia quindi il primo tempo di questa ultima partita del girone. Ciao, ciao. Del gironcino all'italiana tra HSC, Dragon City e Cristo Re. Adesso passa il pallone a Fiore, cerca di andarsene da Costantini, lo fa ancora Di Lorenzo che vuole il tiro, bloccato da Tolli. Ancora Oney con Cangiano. Di Lorenzo, tira Di Lorenzo, la parata di Giordani e poi c'è il tap-in vincente del numero 13 Vecchi. Gol di Vecchi, quindi HSC in vantaggio. Matteo Cardarelli. Vuole provarci con il mancino, il ragazzo in maglia 18 del Dragon City. Ci prova il tiro! Magico tiro di Cardarelli che viene sotto le telecamere. E gol pareggio del Dragon City. Ottimo il gesto tecnico del numero 18 che continua ad esultare con i compagni. Per la propria squadra invece c'è rimessa dal fondo che verrà battuta da Leonardo Giordani. Per Risa che con tranquillità va avanti, la spazza adesso verso Lorenzo Carnevali. Ottimo l'aggancio del numero 17, tiene ancora la palla in campo, poi viene messa fuori da Caro Tenuto. Carnevali per Cardarelli, ancora il tiro di Cardarelli, palla che si spegne sul primo palo che la passa verso Cardarelli. Mantica cerca di spostarla, di spassarla con D'Agostino, che a terra Carnevali. Tutto regolare per il direttore di gara. Fiore va avanti, c'è Vecchi che si allarga verso la destra, ancora Fiore, se ne va via, serpentina del giocatore della casa, c'è il tiro di D'Agostino, la parata di Di Rocco, gesti tecnici strada da Mantica. Ancora palla a centrocampo per il Dragon City. Cardarelli mette un campanile per Carnevali che non aggancia e finisce qua 18 spaccati. Primo tempo che dice 1-1 tra Dragon City e HSC Gialla. E noi ci prendiamo una pausa. Riparte il secondo tempo qui a Fiuggi, Dragon City 1, HSC 1, partita iniziata qualche secondo, grafica che dice poi dall'altra parte Fiori che ha fatto una partita egregia in questo primo tempo, la mette in mezzo, Foffi la mette via, Lorenzo Fiore può battere adesso il calcio d'angolo per Di Lorenzo, non riesce a metterla dentro, lo fa invece di nuovo il numero 13 Edoardo Vecchi in tap-in da Rapace, tutti e due i gol, 2-1 a Cassi. Grazie comunque. Tolli che può metterla in mezzo da sinistra, la mette con il destro e c'è la zampata vincente del numero 16 Costantini, c'è il gol 2-2, parità qui a Fiuggi. Quasi a metà della partita il Dragon City rimette a posto il risultato dopo che il numero 13 Vecchi ne ha fatti due, uno all'inizio del primo tempo, uno all'inizio del secondo. Intanto Di Renzo ci prova e sono 4 nel girone, 3-2, gol di Nicolas Di Renzo, riva avanti quindi l'HSC. Si è acceso adesso il capitano dell'HSC che adesso è sempre più bomber del gironcino con 4 reti. Va avanti Tolli, non riesce, ottima la chiusura del numero 17 Lorenzo Di Porto. Fiore se ne va via per Di Renzo, triangolano i due, il tiro di Fiore, la parata di Di Rocco da lontanissimo
disturbato anche da Mantica. Riparte l'HSC con D'Ercole. Purtroppo la mette fuori il piccolo in maglia 37. Cerca di battagliare ancora Cardarelli. Il tiro di Carnevali, la parata di Leon Fonte. Magistrale di Leon Fonte, che dice di no e tiene il risultato sul 3-2 per la propria squadra. Per questi tre giorni del torneo organizzata dall'associazione Sporting Tour, Mantica che batte, però cerca di Renzo ma trova Cardarelli. Ancora Mantica per D'Agostino che passa il pallone a destra per Fiore. Adesso palla di Renzo che prova il tiro, palla che va poco sopra. Bravo! Di Porto ancora con la rimessa laterale per Di Renzo. Vogliono finire in attacco i ragazzi del Dragon City. Timo Labbadia per Carnevali, poi controlla tutto Mantica, la lascia di Leon Fonte, finisce qua Dragon City 2 HSC 3, prima in classifica proprio la squadra giallo-nera.